Amici del Cactus, bentornati nel mio canale, benvenuti su questo nuovo video. Oggi andiamo alla scoperta di una delle mie passioni più grandi, il kebab. Guardiamo prima che ci investono. Stiamo andando a Sesto San Giovanni da Magdi 2, un kebab bar, pizzeria kebab, a provare il kebab più grande di Milano. Una piadina enorme, credo da 1 chilo, quindi andiamo a provarla. Volevo fare la piadina quella super mega gigante. Sì, tutta go kart, particolare non da poco, il forno di legno. Il kart bellissimo. Questa è la super grande, eh? No, questa è quella grande. Ah, questa è quella grande. Le salse fatte? Un bambino. Faccio un cartone grande. Ok, grazie. Ho avuto pure il piacere di conoscere e parlare con il signor Magdi. Comunque, ragazzi, due kebab grande, super grande, sono qui. Ora fa un po' freddino dentro, faceva troppo caldo ed è un... non è piccolino, però comunque preferisco mangiarlo a casa perché è una bella sberla e ci metterò una vita. Poi fra a breve chiude, alle 11 chiude, sono le 10 e mezza, quindi non volevo farlo rimanere più di tanto. Comunque, grande Magdi, andremo a provarla. È gigante, ragazzi, è gigante, pesano troppo. Com'è la reazione? No, raga, non riesco a farvi capire quanto cavolo sono pesanti. Bellissimo, ho conosciuto pure lui Magdi, che è quello lì in fondo nella vetrina, ci ho parlato. L'ho Cioè. inventato loro questa super piadina kebab, sono stati i primi a Milano, a Sesto. Sono lì da 22 anni, sono qui da 22 anni, è andata via la Wow. luce anche. E mi diceva, è uno, l'unico kebab bar a Milano che fa la piadina kebab con carne o di vitello, solamente di vitello, ha anche il kebab solamente di vitello. E mi ha detto, gli altri non lo fanno perché costa di più, giustamente una qualità più alta costa di più. Io li ho fatti misti, pollo Hai e fatto bene. vitello perché mi piace misto, poi magari solo vitello era un po' troppo pesante, però bella roba. Mi ha spiegato un sacco di robe sul kebab. All'inizio ero un po' timido, non gli ho voluto dare fastidio perché stava lavorando, l'ho visto anche impanicato che stavo facendo dei video. Comunque, ho visto all'inizio che stavo facendo le riprese, un po' si è preoccupato e gli ho detto faccio un video per YouTube. Mi hanno detto che fai una piadina gigante, mi sono venuto a provare. Ho detto, ah sì, abbiamo la pagina Instagram, hai visto tutto. Comunque grande, super simpatico, super gentile, disponibile. E poi si è calmato quando gli ho detto stavo facendo un video e quindi è stato un attimino più cordiale, mi Vabbè, guardava ci meno male, sta, però ci sta, dai, ci viene uno tutto sta. tatuato in faccia, biondo, Questo a cappellino farti al con sto cappellino che contrario. sembro Logan Paul, a farti video nel locale. Anch'io sfiderei. Mi farei due Comunque, domande andiamola a anch'io. mangiare, che diventa freddo. Mamma. Siamo arrivati a casa. Per farvi capire, la mia faccia, il cartone. C'è una mano, sono uno, due mani e passa. Prima voglio farvi vedere, io li ho già visti, no? Però voglio farvi vedere la react di Martina, la reaction di Martina quando li Aspetta, vede. raga, non sono assolutamente pronta perché ho preso quello grande. Allora, lei ha preso il grande, io il super grande, che sono, è l'unità di misura del nostro errore nel fare ciò. Grande errore, un super grande errore per le quantità. Che poi tra l'altro ho preso anche una patatina piccola che... Enorme. No? Sono buone, mi sembrano. Vediamo. Guarda, arrivo. Sappiamo un po' il cartone che avevamo prima a casa, ci avevo messo 15 minuti. Mamma mia. Diventavano, erano anche croccanti. Però Ottimo. una buona frittura, dai. Visto? No? Sì. Kebab Magdi 2, non so se sappiamo se è la seconda o 2. Al stesso San Giovanni, via Robani 102. All'interno, come avete visto nel video, per il ripeto, le riprese le ho fatte veloci perché all'inizio il tipo mi guardava male. C'è anche la saletta per mangiare, solo che c'era una parte, c'era casino, fuori faceva freddo ed era buio, non volevo starci, quindi me lo sono portato a casa. Tanto per quanto è grossa non l'avremmo mai mangiata calda tutta. Ok.
Pronti? Sono pronta. Ta-da. Questa è la grande, la tua. E questa è la mia, la super grande. E passiamo dalla grande, ragazzi. Allora, questa qui è la grande. Cioè la mia. Non ci sta. Allora, questo è il piatto per le pizze. E non ci sta. Viene fuori. E questa è la grande, la super grande. Che sono altri 10 centesimi. Un altro pugno, in più. Raga, è gigantesca. È gigantesca. Sarà sicuramente un chilo di kebab. Boh. Bene, iniziamo a mangiare. Mettiamo il timer. Grande cosa il cartone. Che potete due kebab, quindi potete mangiare. Con la vostra dolce metà. Con la vostra dolce a metà. A metà. Con la vostra dolce a metà. Tetta a tetta. Io lo apro tutto per farlo vedere. Ragazzi. Questa è la mia mano. Questo è il kebab super grande. Questo è il kebab grande. Imbarazzante. Minchia. Allora, che buona la carne. Cazzarole, buonissimo. Sì, un'impresa a finirlo, però è buonissimo. Tu lo stai mangiando bene. Il kebab è molto buono. Tu me l'hai detto quando ho fatto quelle domande lì, tu lo sai che io... Sei un curiosone. Chiedo tutto a tutti. Mi ha detto che lui rispetto agli altri, appunto come dicevo, per la carne ha una qualità migliore, quindi quello di vitello, non solo pollo, e quindi costa di più e giustamente lui ha dei prezzi più alti, però anche le quantità sono maggiori. Io ho già il fiatone, è vero. Allora, adesso che sono a metà, lo tengo con due mani e sono a metà. Riesco a tenerlo su. Mica non sono neanche a un quarto, tre quarti. Scusate l'indecenza nel mangiare, però è enorme, mi è caduto tutto. Non solo mi è caduto tutto questo kebab, ne ho mangiato tanto, continuo a perdere le mani. Ce n'è ancora tanto dentro, comunque ogni morso è pieno di kebab. Bella tosta, eh? Ho lucido in faccia, oh, a me sta piacendo tantissimo. Una roba esagerata, ragazzi. Cioè, proprio una roba super esagerata, che va bene per la challenge se avete degli stomaci di acciaio. Amo, intorno ai 10 minuti. 10 minuti, sì. 10 inesorabili minuti. Ah, tra l'altro, questo è un trucchetto che ho imparato una notte, allora ti dico una roba. Come molti, non mi ricordo, lui era turco il tizio. Comunque una sera a Venezia, da lavorare, vado a fare un lavoro a Venezia. Ma tu sei fai schifo, ma che sei un dinosauro, bocca c***o. Dicevo, andai per un lavoro a Venezia e durante la notte di ritorno con l'altro ragazzo con cui lavoravo, siamo fermati nell'unico kebabaro di Mestre aperto. Altro, tre mesi di notte, ero ubriaco marcio, tutto, era un evento di gin vista gratis, un evento di un gin, ero ubriaco perso, appena ho visto il kebab bar mi sono fiondato con il tizio, e trovammo il kebab bar, un signore sulla cinquantina d'anni, dietro, su un bidone di tipo quello della pittura, seduto che mangiava in questa pentola la carne, il kebab, eccetera, eccetera, e ci insegnò come si mangia, come mangiano loro, mangiano con le mani, ma tu la prendi? Ma che intelligentissima. Sì. Mi ricordo che invece sedere lui a fianco, lui ci mangiamo il kebab con le mani con lui. Bel momento. Io ho quasi finito l'ultima manata. Questo è quanto un kebab normale. Cioè a livello di carne, forse in questo panino, in questa piadina, a livello di carne, è la quantità di kebab che mangi in un anno io. Allora. Mi sono sbrodolato tutto, sono lucidissimo in faccia. No, raga, io penso che tra qualche morso... Poi ragazzi, davvero, la quantità di kebab che ancora fuoriesce da questo rotolo è qualcosa di esagerato, sarà più di un chilo secondo me. È molto di più di un chilo, a voglia. 5 euro, mica un chilo. Questo si può dire che oltre ad essere un video, vi faccio vedere il kebab più grande di Milano, è anche una challenge. Ultimo pezzo di ghiadina. Di ghiadina? Ultimo pezzo di piadina.
Stai vomitando? Ragazzi, voi non potete capire. È tutto grande. Vabbè, se non avrebbe... Cioè, adesso tu pensaci un po', il mondo è pieno di truffe, di scam. Se le avesse scritto un kebab molto grande e non era molto grande, ti saresti sentito truffato. La voglia. C'è proprio un po' la casetta di Cactus Baby, che a breve ristruttureremo, vi faremo vedere anche tutti i lavori. Diciamo work in progress nella casettina. Farò un video dove la buttiamo giù al suolo e non a pugni questa volta. Ma questa è una storia che vi racconteremo più tardi, in un altro video. Faremo un altro video dove faremo vedere tutti i lavori di come era la casa e come sarà, come diventerà. Ci posso dire solo una cosa? A questo punto la cipolla inizia a essere importante. Inizia a tipo allargarmi la trachea e la sento. Ci abbandoni, Martina? No, però mi sta dando veramente fastidio la cipolla a questo punto. Per me la cipolla. Qualità del fritto, raga, è veramente buona. Niente da dire, a mano di due. Devastante, ragazzi. Una parola per descriverlo, devastante. Ancora devo finire. Ti sei arresa? Sono in un attimo di preghiera, di raccoglimento. Perché mi spiace, perché è un peccato non finirlo. Io lo so che è un peccato. È proprio buona, oh, è proprio buona. Devo dire che è proprio buona. È tanto. Poi si fa mangiare molto volentieri. Col ditino alto, l'ho detto pure. L'ultimo pezzo di piadina. Immagina se ne esce un altro là sotto. Si moltiplicano nel mente. A livello visivo tanta roba, che è gigantesca. Qualità davvero, davvero alta. La qualità è davvero stupenda. La carne... Ragazzi, ne ho mangiati di kebab in vita mia, giuro, ne ho mangiati, però non voglio fare quello che cui piace tutto, quindi dico sempre buono e buono e buono. Ma un kebab con la qualità della carne buona come questo, never in my life, mai nella vita. Visto che il kebab è la mia passione e ne mangiavo tanti, nei commenti scrivete se volete che ne provi altri. Nel frattempo finiamo questo. Sempre se ce la faremo a far uscire questo video. Ci muoio prima. Ma ci sono io che te lo monto, non ti preoccupare. No, ok. In caso metteremo una targhetta commemorativa. E il mio ultimo kebab. Ragazzi, siamo alla bellezza adesso di 28 minuti. 28 minuti, ho finito la piadina e mi manca solo l'ultimo chilo e mezzo di carne. Cioè, la carne che mi è caduta dal kebab, ci potresti benissimo farcire due piadine normali kebab, poi ci potrei benissimo mangiare domani. Noi dicevamo, l'apparenza bello, buona qualità, anche il condimento, essendoci tanta carne, c'è la salsa, c'è l'insalata, c'è tanto di tutto, no? Però nessun gusto va a coprire il gusto della carne e quello della piadina, quindi sono dei complementi che aiutano a farlo mangiare, quindi a farlo scendere, a farlo andare un po' più liscio per non renderlo gnocco secco, ma non sono invasivi. Anche la salsa yogurt non è quella salsa yogurt che dà di acido troppo, che alla fine dopo un po' la sdegni. È tutto bilanciato. Oh, mi sono incantato, non faccio più. 32 minuti, dai che ce la facciamo, ragazzi. Martina si arrende, eh? Basta, non ce la faccio più, basta. Questo è la porzione normale di kebab che mangio di solito. Il panino. Il panino, sì. No, basta, queste basta. Ultimo malloppo contro la mia mano. Vabbè, ragazzi. Come ti senti? Te lo voglio chiedere da parte. In estasi. Ti ricordi quella sera che ho mangiato un gran crispy McBacon, un Big Mac, due patatine ricche e 2 litri di bibita? Ne ho un vago ricordo. Peggio, mi sembra. No, per forza. Peggio appieno. Se lo finisci, questo è il tuo più grande traguardo a livello di... Agonistico. Agonistico di mangiatore. Pomodori troppo pesanti. È dura, ragazzi, durissima.
A chi lo dedichi questo traguardo? Tutta la mia famiglia di kebabari, a tutti i miei amici di Magdi 2. Tra l'altro ti voglio bene, Magdi, sei diventato il mio nuovo migliore amico. Super gentile, mi ha fatto troppo piacere. Poi tu lo sai che a me piace parlare con la gente, quindi mi ha fatto super piacere conoscerlo in persona. Come se mi ha fatto il panino del signor McDonald. Capito? Mi ha ma fatto il per scherzo, Magdi. Ne stavamo parlando proprio in macchina che ti ho detto, cazzo, metti che entri e trovi proprio il signor Magdi. E così è signor stato. Signor Magdi. Quelli sono tartufi, signor Magdi. Ragazzi, sto sudando. Il naso te l'hai completamente tappato. E quando ce l'ho stappato vedete che sono pieno fino al naso. Oh, ma è buona la carne. No? Questi mi sento la differenza sia tra il pollo e il vitello. Quando lo mangi singolo, lo senti proprio. A parte che nell'impasto proprio, cioè non nell'impasto, nel rotolone, mi sa che ci sono delle spezie, non lo fanno, che in molti non metto, sento un retrogusto di curry, proprio molto lontano, ultimi morsi. Siamo a 40 minuti. 40 minuti e mi mancano le ultime due forchettate. Al trionfo. Ci sei ormai. Vedi. Beh, la cipolla tutta no, così non posso mangiare la cipolla cruda. Solo carne, only meat. Cerca aiuto nella sedia. Mamma, non ce la c'ho più, sono pienissimo. Respira. Mo' in tutta l'ultima forchettata me la butto perché non ce la faccio più. Io un pezzo di casa per piacere. Sì. Ragazzi, un bel mukbang sembrava. Con 46 minuti e 15 secondi ho finito la super mega grande piadina di Magdi 2. Martina. No, io no, mi sono fermata poco più di metà. Tirala fuori, faccio vedere. No. Martina mi ha lasciato l'ultimo pezzo perché. Però grande, sei stata un'ottima. Mi sono impegnata, ma mi sarei arresa anche prima. È stata un'ottima concorrente. Ragazzi, è stata davvero, davvero tosta. Questa è stata davvero dura come video, questo è stato un video davvero duro, davvero impegnativo. Allora, cosa posso dire? Sono stato felicissimo, sono veramente felice di aver mangiato questo kebab questa sera. Ti giuro, era da un paio di settimane che lo bramavo, da quando me l'hanno detto, e devo dire che ha rispettato al meglio le mie aspettative. Cioè proprio non potevo immaginare di meglio e di più buono. Il kebab super gigante che ho preso riempiva tutta questa roba qui, ha un prezzo di... Lo scontrino. Allora, piadina kebab grande 12 euro. Piadina kebab super grande 15 euro. Poi una vaschetta di patatine fritte super buona, onesta la frittura. Bella pulita. Ripeto, mangiarle lì sarebbe stato il top perché secondo me erano croccantissime. Ma anche quando me le ha date nella busta. Vedeva che erano belle croccanti, me le ha fatte al momento, non sono di quelle nella vaschetta lì a far fredde. Dicevo, in totale con una bottiglia di Coca-Cola grande ho pagato 33 euro. Questo è lo scontrino. Io direi per le quantità, per la qualità, prezzi super in linea. Super onesto, anzi 15 euro la piadina super grande, contando che c'è un chilo di kebab
abbondante, ragazzi. Secondo me anche un chilo e Da un chilo e mezzo. mezzo, sì. Un chilo e mezzo la super grande e un Un chilo la chilo la grande. grande. 15 euro per la super grande e 12 per la grande. Onestissimo, A onesto. voglia. È un bel prezzo, ripeto, naturalmente rispetto a un kebab normale che costa, a parte che è aumentato, costa 5,50 ormai solo la piadina. Cioè, al prezzo di 3 avete avuto un chilo e mezzo di kebab, era grande quanto questo cartone. Gusto, top, mi è piaciuto un sacco, tutte le spezie nella carne del kebab, la doppia carne, quindi pollo e vitello, la prossima volta l'assaggerò solo di vitello anche. Proprio prendere una piadina piccola. La carne super qualità, tutto fresco, prezzo in linea. Packaging, come me l'ha servito per portarla a casa, super comodo. Quindi in questo mega cartone della pizza dove puoi mangiarlo anche all'interno. Quindi zero sprechi, non sporcate, non fate casino a casa. Poi prendete, chiudete e buttate tutto. Quindi ragazzi, è stata tosta, ma ce l'abbiamo fatta. È stata una challenge che poi è nato come vado a fare il video, mangio una piadina No, kebab da un chilo e non passa. pensavo fosse così Non pensavo fosse così grande. enorme, dico la verità. E quindi si è trasformata anche in una challenge, quindi un video, un vlog, recensione, challenge, perché Cactus Baby vi porta tutto. Se il video vi è piaciuto e volete vedere altre sfide, volete che io vada in altri posti a mangiare, a provare per voi i vostri ristoranti preferiti per sapere la mia opinione, scrivetemelo nei commenti, lasciate un like al video, attivate la campanella per i nuovi video. Se non sei iscritto al canale, iscriviti perché mi servono 1000 iscritti per arrivare all'obiettivo, alla partnership. E ci vediamo al prossimo video e alla prossima mangiata. Ciao! E quasi dimenticavo, Magdi 2 è approvato da Cactus.